Eccolo, siamo, sta per collegarsi sui nostri teleschermi, forse sì, forse no, e anche Jody Burazzini voleva partecipare, ma non ti posso accettare. Eccolo, eccolo. Allora, buonasera. Domenico, Vitolo, piacere di averti qui sui nostri teleschermi, un piacere enorme, anche se ci sentiamo ogni due per tre. Ma comunque, allora... Intanto ciao. Oggi, prima mentre si collegano altre 700 persone, poi ti faccio presentare, festeggiamo i 10.000 follower. L'autore di questi 10.000 follower è proprio Domenico, questa persona che sta parlando con me, perché quando sono partito a marzo 2020 avevamo un follower, ma Domenico ci ha creduto fortemente. E dopo, diciamo, un paio d'anni, perché noi facciamo le cose per bene, non siamo degli idioti, quindi crescita organica, contenuti, adesso poi Domenico ci darà anche il suo punto di vista su come si gestisce un profilo Instagram senza essere bannati sfruttando l'algoritmo, abbiamo raggiunto, grazie quindi alla grandissima qualità che apportiamo, sia diciamo di front office che di back office, grazie a Domenico, abbiamo raggiunto i 10.000 follower, infatti al centro. Domenico, fammi gli auguri, fammi le congratulazioni per questa cosa. Ma assolutamente sì, ti faccio gli auguri, Luca, anche che è tutto merito tuo, nel senso che faccio, cioè, la mia statuta al giorno 1, questo è un grande traguardo, che sembrava lontanissimo quando parlavamo la prima volta, no? Quindi sembrava veramente lontano. Tanta roba, sono molto molto contento, tutto sta crescendo, anche il canale YouTube sta andando molto molto bene, quindi sono veramente felice, che erano i principali canali su cui avevamo puntato. E poi Domenico, diciamo, occupandosi di marketing, sì, è specializzato su Instagram, però qualche consiglio ogni tanto glielo rubo anche su tutta quanta l'impostazione del brand e della strategia. Allora, Domenico, insomma, partiamo da te, partiamo da chi sei, che cosa fai, poi parliamo un po' di business e un po' di fiscalità. 20 minuti e ti libero. Partiamo da me, io intanto mi muovo perché non c'entra, sono nella telecamera e mi metto... Allora, dove sei? Intanto grazie per... sono a Barcellona in questo momento, quindi vi faccio vedere, anzi così facciamo un po' di invidia alle persone, a parte che è nuvoloso oggi, però insomma un bel background. Le nostre live sono tutte internazionali, abbiamo fatto New York, Jericho Acquara, Rio Amsterdam e oggi facciamo Rio Barcellona, siamo sul tetto del mondo. Allora ti lascio la parola, raccontaci un po'. Tutte bellissime città, tra l'altro. Sì, allora, grazie intanto per l'intro, Luca. Per chi non mi conosce, vedete dal nome che mi chiamo Domenico. In realtà sono partito quando ho conosciuto Luca, che mi occupavo principalmente di Instagram come freelance. Quindi aiutavo personal brand e e-commerce a monetizzare Instagram. Nel 2021 poi abbiamo lanciato Nick Club, che è la nostra agenzia di marketing, che si occupa prevalentemente di email marketing per e-commerce e social media per personal brand. Quindi abbiamo due dipartimenti e siamo forti in entrambe le verticali. Tra l'altro Chiara, che sta commentando, è qui a fianco a me e ti fa gli auguri per i 10.000 follower. Giustamente sta lì, ok, esatto, dopo la fai entrare la salutiamo. Sì, guarda, te la faccio salutare al volo così durante il mio pitch. Dai, Chiara, ce la teniamo per un'altra diretta. Ciao Chiara. Non lo sento, però. Ho le cuffie, dice non ti sente, ma sì, no. Diceva che ti sfrutteremo il tuo profilo super popolare per un'altra diretta, così arriviamo a più persone. E, quindi questo. E tra l'altro, quant'è che ci conosciamo, Luca? Una marea, nel senso, abbiamo iniziato a lavorare due anni fa, ma... tanto tempo, sì, da prima di due anni, perché tu ci hai conosciuto tramite Alessio, no? Perché tu eri in Social Media X con Alessio, che già all'epoca, diciamo, era passato da me, era mio cliente. Poi non mi ricordo se perché per Mario l'altra volta era il contrario, Mario Silva, che abbiamo fatto la prima diretta, è diventato prima lui mio cliente e poi io suo. Non mi ricordo con te, ma credo di averti cercato direttamente io tramite Alessio, e il nostro rapporto è nato perché io avevo bisogno di te, fondamentalmente. Comunque, sì, in realtà penso sia stata quasi contemporanea la cosa, perché poi non ricordo se poco prima o poco dopo la collaborazione lato Instagram sono diventato anche tuo cliente, siamo partiti con la prima consulenza, quindi adesso non ricordo in linea temporale, però sì, insomma, poi il percorso è sempre quello, appena scopriamo che esisti ci affidiamo tutti quanti a te. Fai una lira e te ne vai dall'Italia, è inevitabile. Bene, bene.
Bene, e quindi tu, tra l'altro tu sei giovanissimo, ok? Quindi sei partito da zero, non sei figlio d'arte, non avevi niente, nessuno alle spalle, quindi sei partito da zero su internet, diciamo, online, Sì, guarda, non voglio fare quello delle ads motivazionali, però sì, se la mettiamo così, sono partito da meno uno, nel senso che non ho assolutamente nessun background imprenditoriale in famiglia, nessuna spinta, nessuna, il primo cliente me lo sono trovato da solo, no? Neanche un amico mio ha voluto essere mio cliente, quindi sono partito veramente da sotto zero. E adesso ho 25 anni, quindi sì, sono giovane, diciamo che sono giovane, no? Va bene. Comunque, diciamo che la crescita da quando sei partito poi è stata esponenziale, cioè la scalabilità sul web è arrivata velocemente, chiaramente grazie alla bravura, perché in realtà immagino comunque la tua conoscenza del mezzo fosse abbastanza approfondita fin dall'inizio, no? Per cui sei riuscito a sfruttarlo. Però, cioè, secondo te, obiettivamente, cos'è che ha fatto la differenza? Cioè, cos'è che ti ha permesso di crescere così velocemente? Questa è una bella domanda. Tra l'altro sono tutte improvvisate, così lo sanno, e insomma è Sì, tutto più reale. Cosa mi ha permesso assolutamente. di arrivare qua? Guarda, io ti dico in maniera molto molto onesta, un mix di sicuramente conoscenze, che se non sei bravo non vai da nessuna parte, se non porti risultati non si sparge la parola, non c'è il word of mouth, no? Il famoso passaparola. Quindi un mix di bravura, palle, si possono dire. Si può dire nella Sì, tua live, non lo so. poi rimane registrato, ma tanto io non so qualche parola. Diciamo, sono abbastanza Esatto. conosciuto per dirla, E la uso apposta forte perché chiaramente serve carattere, no? Per superare soprattutto la prima fase di quando si lancia un business. E poi direi molto molto locale anche il network, non inteso come spintarelle conoscenze, ma inteso come appunto network, cioè opportunità a cui tu hai accesso conoscendo determinate persone. Quindi se hai le skills e al tempo stesso hai delle persone che possono farti trovare davanti a delle opportunità, quello chiaramente crea un effetto compound mostruoso. Però la prima cosa sono sicuramente le skills, quindi essere bravo in quello che fai. Se non sei bravo, non duri, non c'è altro. No, però anche le skills commerciali, che invece sono cose che praticamente vanno al di là delle technicalities, cioè anche io che faccio il fiscalista, poi in realtà ho dovuto sviluppare delle technicalities commerciali, perché se no, quando ti metti in proprio, il cliente in qualche maniera lo devi chiudere, no? Volgarmente. Neanche quelle te le sei fatte sul campo, al di là poi della bravura, perché il cliente arriva, tu però poi devi fare due cose, devi chiudere, lo devi anche mantenere, non è banale. Esatto, guarda, la gestione del cliente, la chiusura e la gestione del cliente sono cose che impari sul campo. Puoi leggere tutti i libri che vuoi sulla vendita e sulla gestione dei clienti, sulla retention, ma poi impari, devi avere tanta intelligenza emotiva, essere bravo, essere empatico, avere a cuore veramente l'interesse dell'altra persona, perché per me poi la vendita è questa, no? Poi te ne puoi approfittare a volte no? Delle situazioni, però per come la vedo io la vendita non è altro che il cliente ha un bisogno, tu hai una soluzione, crei una collaborazione win-win dove tu vieni pagato quanto metti e il cliente ottiene quello che gli serve. E quindi sì, sapersi vendere è importante. Al tempo stesso ti dico, ho studiato anche tanto, quindi pratica sì, però Sì, la devi studiare, ci sono delle best practice, però poi alla fine la devi tarare sul campo, capito? Cioè io prima di arrivare a chiedere, io quando sono partito online, sono partito 12 anni fa, io già ero un professionista, cioè già lavoravo da 10 anni, già lavoravo per grossi studi tributari, eccetera, eccetera. Però quando mi sono messo, diciamo, in proprio online, poi le prime Skype, le prime 10.000 Skype, le ho fatte gratuite, perché tu devi capire un attimino il mercato che vuole, il cliente che cosa... Qual è l'esigenza, e poi devi cominciare a capire anche il portafogli del cliente, e non è facile, non è banale, comunque poi fai il tuo speech, la tua scaletta, eccetera, eccetera, però tu hai la mano del Signore fondamentalmente, poi tanta determinazione. Non so se c'entri qualcosa, sempre rimane sul tema astrattamente filosofici, la fortuna, ma io ti direi di no, comunque dopo 20 anni che lavoro, ti direi proprio di no. La Guarda, sensazione. è un tema questo che hai tirato fuori bellissimo. Quello che ti posso dire è che io dico una frase mo che è inflazionata, quindi
non vogliatemene per questo, però la fortuna è quando la bravura incontra l'opportunità, no? Quindi secondo me la fortuna viene poi sorpassata in inglese si dice consistency, cioè dalla costanza. Se tu tutti i santi giorni ti presenti davanti a quel monitor, non c'è modo che non sei fortunato anche tu. La fortuna prima o poi te la trovi davanti. Tutto è essere preparato, perché se sei È fortunato la che non verità. sei preparato, te la bruci l'opportunità. Quindi credo poco alla fortuna, obiettivamente. Lo penso anche io, la differenza la fa neanche poi il numero di ore che lavori, quello chiaramente fa la differenza in termini di ambizione, no? E di risultati da raggiungere, ma la costanza, cioè, perché se tu lavori 24 ore un giorno, poi per una settimana te ne vai in ferie, banalmente, lunedì ritorni a lavorare di nuovo, non hai risolto un cazzo, se tu ti fai 2 ore al giorno, è molto meglio per dire, è verissima questa cosa, io la ritrovo anche su di me, ma su tutti gli altri miei clienti, diciamo che hanno un discreto successo online offline. E la costanza fa la differenza. E allora qui io mi verrebbe da chiederti, anche perché poi io ti seguo, tu lo sai, sono un grosso fan delle tue storie, dei tuoi reels soprattutto, che sono molto molto belli e interattivi, e ti volevo chiedere, vabbè, fatti prendere un po' per il culo, ma ti volevo chiedere allora anche che libri stai leggendo. Se te lo ricordi, perché io i titoli per te non me li ricordo mai, quindi leggo, ma Guarda, in questo allora io leggo tanto perché penso che il libro sia l'investimento più sottovalutato del mondo, nel senso che tu con 15 euro puoi parlare con Jeff Bezos, puoi parlare con Ray Dalio, nel vero senso della parola, perché loro nel libro scrivono esattamente quello che pensano, come ragionano. Puoi parlare con Marco Aurelio se ti leggi Meditation, quindi è veramente Volendo. sottovalutato come investimento. Esatto. In questo momento sto leggendo un libro che si chiama The 50th Law, che sarebbe un libro di Robert Greene con il feat praticamente di Curtis Jackson, che è il rapper 50 Cent, che è un altro che si è fatto completamente da solo, faceva Non ho crack e letto. adesso c'ha un impero di diversi milioni di euro, quindi Mito. è una persona Mito. sì che si è fatta da solo, e ci sono un po' tutte le best practice in termini di business, facendo molto quella comparazione con la strada. Un libro un po' particolare che però dà parecchi spunti. Prima di quello un altro libro molto molto carino che ho letto è Crucial Conversation, che è un libro che in italiano credo non esista e che ti aiuta a Ah, gestire conversazioni accidenti. difficili con non solo con clienti, ma con partner, con amici, con È chiunque. quello del mediatore, non lo so, io pure non ne ho letti troppi, non mi ricordo più niente. Non è quello di Robert Cialdini, no. No, quello è un altro, quello è adesso mi sfugge il titolo, però no, quello è un altro, ma Però ce ne sono tantissimi, ma comunque magari facciamo una lista, la mettiamo. tanta formazione e crescita personale, no? Fondamentalmente, diciamo, investi su quello, quindi anche nel tempo libero in realtà stai lavorando, cioè lavori sulle tue skill personali e Esatto, su, perché poi esatto. di questo stiamo parlando, ok? Guarda, Bene, l'investimento in quindi sei. professionisti e libri è fondamentale, nel senso che appena puoi trovarti un mentore per ogni area della tua vita e riesci a investire in libri, la fai level up, perché da solo non hai tutte le risposte, c'è chi ha fatto più di È te o è più difficile. bravo di te in una determinata area. Quindi Nei vari campi della vita, se trovi qualcuno, però questo è un po' il problema di questi tempi internettiani, eh? Puoi trovare gente affidabile perché ci sono tanti guru, tanti numeri uno, trovare gente seria è veramente difficile, però insomma si può fare anche questo con un po' di buona volontà. In questo momento tu ti trovi a esatto. Barcellona per svago o per lavoro? Bella domanda. In questo momento in realtà sono qua per lavoro. Sono qua per lavoro, anche svago, ti dico, perché comunque la città è bellissima. Quindi mentirei se dicessi che lavoro soltanto. Però sì, dopo le mie 12 ore di lavoro quotidiano ho la possibilità di svagarmi perché sono in una città bellissima. Quindi direi entrambe, dai, mettiamola così. Dillo a me che sono a Rio de Janeiro, insomma, quindi Esatto, anche ti stavo per te. dire la stessa cosa, quindi. Ma è questa un po' la scelta, ne parlavo anche ieri con Veronica, l'altra volta con Mario, cioè fondamentalmente, soprattutto oggi, nell'epoca della digitalizzazione spinta, o sei un freelance e quindi lavori da solo, o gestisci un'agenzia, cioè con dipendenti, collaboratori, o uno studio di fiscalità internazionale con un network internazionale. Oggi in realtà, quindi anche se sei piccolo sei gigante, cioè in realtà anche Bezos, anche Tesla, ovviamente, anche Elon Musk dipende, chiaramente poi se avete impianti produttivi è un po' più complicato da controllare, però tendenzialmente ti permette di fare questo, cioè di girare, quindi massima flessibilità, però
massimo risparmio fiscale e soprattutto, cioè al di là del risparmio fiscale, se ci arriviamo, il potere, la forza, lo dicevo l'altro giorno in una mia sperequazione, cioè l'energia che ti dà la libertà di trovarti dove vuoi e di sapere che quando hai finito di lavorare ti vai a fare un giro, anche una corsa a Ipanema sul lungomare, per dire, quindi anche poco, però nei posti, diciamo, che ti hanno l'energia, ti cambia completamente anche il livello di produttività. Perché tu sai che alla fine di quelle due bravissimo. Guarda, questo però di divertirti. Dici. No, ti sento un po' ritardo, perdonami. Comunque dicevo, sì, sì, c'è un po' di ritardo. Assolutamente sì, stavo per dire proprio quello, nel senso che secondo me il vero game changer è proprio non solo il time off, no, dal lavoro, quindi come dici tu stacco e vado sulla spiaggia, che è già un pro di per sé, ma è anche la gratitudine che deriva dal poter fare uno stile di vita del genere che ti fa approcciare il lavoro in un altro modo, ti dà più carica durante le ore lavorative, ti permette di arrivare ad opportunità, quello che ti dicevo, no? Cioè skills e opportunità. Cioè, opportunità che non pensavi fossero possibili. Conosci oggi, che ne so, vengo qua, conosco una persona che ha un mega e-commerce e domani è il mio cliente, o viceversa. Si aprono tantissime porte e soprattutto ti apre la mente. Viaggiare è una cosa che ho capito quando ho iniziato a farlo, perché io ho vissuto, Luca lo sai, io sono di Napoli, ho vissuto a Roma per tantissimo tempo, mi sono trasferito in realtà da poco. E solo adesso mi sono reso conto di quello che mi stavo perdendo, quindi di quanto è bello. C'è voluto un po' viaggiare. per convincerti, diciamo, parecchie call di spiegazione che giustamente avevi molto come tutti, e qua arriviamo anche a un altro tema, che è quello di quanto è delicato spostarsi, perché sì, è fico, è fichissimo, no? Cioè il posto è stupendo, giri, fai co-working, quindi conosci persone, network, imprenditori, vabbè, tu già avevi un bel network in realtà, no? Quindi poi in realtà questo ti ha aiutato, però viaggiando un po' l'hai espanso. Però quanto è difficile fare questa scelta? Quanto è delicato sotto un profilo emozionale, ma anche fiscale, così arriviamo al tema, poi fare il passaggio e andarsene, no? Perché tu eri in Italia, avevi la partita IVA, eccetera, eccetera. No, a un certo punto hai visto. Sì, avevo la partita IVA, forfettaria, e stavo a rischio di sfogo, diciamo, tra virgolette. Quindi sono iniziato a guardare un po' intorno. Guarda, per rispondere alla tua domanda, per me è stato abbastanza delicato, perché comunque sono una persona poco avversa al rischio da questo punto di vista, dove per rischio intendo banalmente uscire un po' da quella che è la tua comfort zone. Per assurdo a livello imprenditoriale l'ho fatto, però lì si trattava di fare qualcosa che non era mai stato fatto prima da nessuno che io conoscessi, no? Un'azienda, avevo degli amici che avevano un'azienda o che hanno provato ad avviare un'attività, questo ero il primo, quindi sembra sempre che stia facendo, no, stai andando a vivere su Marte, c'è un po' questo freno. Però ti dico, è un po' come uscire dalla zona di comfort, appunto. Cioè, se una persona è introversa, devi andare a ballare, sembra che devi fare uno sforzo enorme. In realtà poi quando ci vai tutto diventa smooth e dici, ma perché non l'ho fatto prima, no? È un po' lo stesso discorso. Cosa. Esatto, una volta che hai fatto il primo passo, poi ti rendi conto che il resto è più semplice da fare. E quanto è stato, adesso mi autoincenso, quanto è stato importante invece, diciamo, il passaggio da me per fare poi il passaggio al di là del confine italiano, o comunque di un buon consulente, anche se effettivamente non ne conosco altri, quindi so. Guarda Luca, io non amo, lo sai, mi conosci, sono una persona molto schietta e diretta e non faccio marchette. Ti dico, per me è stato importante per una ragione in particolare, per me era difficile fare il passo, come dicevi tu, e io penso che la paura barra il timore di fare un passo derivi dall'ignoranza. L'ignoranza in senso buono, cioè non sono ignorante, la non conoscenza, diciamo, la non conoscenza, cioè il fatto che la mente inizia a viaggiare e dire, ma che succede se faccio questo, se succede questo, se succede quello. E allora avere un esperto che ti dia tutte le carte, ti metta le carte sul tavolo e ti dica, guarda, puoi fare questo e può succedere niente, puoi fare questo e la cosa peggiore è questa. In realtà scopri che tutte le cose che pensavi sono molto, 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 molto più piccole di quelle che poi realmente sono, e il passo diventa più facile da fare. Quindi in realtà è lo stesso motivo per cui una persona può comprare una consulenza da noi per servizi anche di digital, no? Cioè
allargare un po' quelle che sono le conoscenze. Lo stesso secondo me vale per la fiscalità. Io da ignorante in materia avevo timore nel fare il passo. Quando mi è stato spiegato come funziona e quali sono insomma, le carte sul tavolo, no? Quindi quali sono le opzioni, cosa si può fare, come funziona, tutto mi è diventato più semplice. Ho detto ok, non è che sto facendo una scelta, no? Un sasso irreversibile, nel sto buio, anzi. sposando a Las Vegas con la prima che capita, esatto. Quello lo faccio io, casomai. E quanto poi alla fine, dopo, allora, quanto è stato fondamentale nella crescita personale e anche di business il passaggio al di là del confine? Cioè, quanto ha influito? Perché io l'ho visto, no, con gli occhi miei, no, proprio tutto il passaggio, tutta la crescita, durante, cioè prima, durante e dopo. Secondo te, anche a livello inconscio, quanto ha influito il passaggio nella crescita del business? Ma guarda, io ti dico, in primis influisce secondo me per quello che ti dicevo prima, cioè il discorso opportunità e network. Cioè, banalmente, stando nella tua stanzetta, nella tua città, hai accesso a molte, molte, molte meno opportunità rispetto a stare fuori, perché ti metti in gioco, esci, devi trovarti un coworking, devi conoscere gente, devi farti amicizie nel paese in cui vai per sopravvivere, obiettivamente, e questo ti apre tutta una serie di porte. E poi banalmente anche il discorso fiscale, che comunque è una cosa che sembra in più, ma in realtà è importante, nel senso che è ovvio che a livello imprenditoriale il carico fiscale inferiore ti permette di scalare più velocemente, cioè banalmente hai più risorse da investire nel business per farlo crescere più velocemente, quindi è un po' un acceleratore, se ci metti 10 anni in Italia, fuori ce ne puoi mettere 5, ce ne puoi mettere 2, chiaramente se sei bravo... Anche di meno, nel senso dipende un po' da come la No, vedi. chiaro, chiaro, però diciamo hai il doppio, come minimo hai il doppio delle risorse, perché se in Italia la pressione fiscale si muove dal 50 al 60% overall sull'ordo, nel momento in cui se ti trasferisci e non lo fai con un idiota, tendenzialmente, come dire, se ti va male hai perlomeno dimezzato il carico fiscale, quindi hai molte più risorse da inserire nel business, o anche da spenderti per i cazzi tuoi, insomma, se vogliamo, per il tempo personale. Quindi poi dipende, però sicuramente poi Che non è mai la male, scelta no? chiaramente, esatto, la scelta sta all'imprenditore. Senti, e invece parlando Aspetta che ti ho ti perso. volevo chiedere Parlando di... invece, sì, scusami, perché stavo ricevendo una telefonata, perdonami. Parlando invece di business online, quindi social, che è la tua specializzazione. Secondo te, qual è oggi il social più importante per un imprenditore o un professionista che lavora online? Questa è un'altra bellissima domanda, la prossima volta ce le prepariamo così ti do... No, a parte gli scherzi, penso che in questo momento, guarda, ti posso dire quello che stiamo facendo noi con Honey Club, non so, tu ci segui, hai visto che stiamo praticamente diventando presenti su Instagram, su LinkedIn, stiamo partendo con TikTok, e questo lo stiamo facendo per un semplice motivo, sono le piattaforme che ti danno più organicità in questo momento, quindi la strategia qual è? Predominare le piattaforme dove hai più visibilità organica per poi ridirezionare il traffico a cascata su tutte le altre piattaforme. Quindi ha senso usare Instagram in primis, adesso sta un po' calando, no? Come organicità, però ad esempio noi l'abbiamo preso nel momento giusto. Spostarsi su TikTok, prendere anche da là tutto il traffico, costruirsi queste fonti organiche per poi ridirezionare tutto sulle proprie community che possono essere YouTube, la newsletter, eccetera, e crearsi i propri asset. Quindi, per risponderti, se non si hanno mezzi e risorse, io penso che in questo momento Instagram e TikTok siano molto molto importanti per praticamente qualsiasi nicchia. Se hai mezzi e risorse, ti direi un po' tutte le piattaforme, perché secondo me la presenza omnichannel è fondamentale se sei un professionista. Devo essere ovunque, devi essere non solo su TikTok, ma su Instagram, su YouTube, e poi la newsletter, e poi il gruppo Facebook, e poi le ads, e Twitter, insomma, essere un po' Lo so, ovunque. però Facile a ti dirsi vogliono difficile. soldi per essere presente su tutte le piattaforme. Perché il problema qual è, no? Cioè, io noto per chi Abbastanza. nasce, evidentemente perché è già affermato, ma poi in realtà anche se hai molte risorse, l'imprenditore, cioè anche io evidentemente non mi muoio di fame, però poi i preventivi col domenico li vado a discutere, no? Questo sempre per parlare di vita reale, perché è giusto che sia così. Però ecco, stare su tutti i social costa e non tutti i social ti danno gli stessi benefici. Quindi puoi analizzare i numeri. In termini i ratio, no? Per capire chi che cosa mi dà,
non è banale per un imprenditore, e neanche seguirli poi tutti, dipende anche da come sei organizzato, se hai un gruppo, se hai una direzione marketing, corso, eccetera, eccetera, quanto staff hai da dedicare al social, però non è banale, cioè voi aiutate anche i clienti, gli imprenditori a capire cosa fare dove, quanto investire dove, oppure tu dici no, fai tutto. No, assolutamente no, la priorizzazione dei canali è un po' la chiave, Luca, quindi noi assolutamente sì, in una fase iniziale di discovery capiamo con il cliente in base agli obiettivi quello che è il canale che può dare i maggiori benefici. Io parlo sempre della legge di Pareto, no? L'80-20, quindi dove posso mettere il 20% di tempo e risorse per avere l'80% dei risultati. Poi nel resto del tempo si fa il restante, però bisogna partire con quello che dà il maggior impatto. Quindi sì, servono tante risorse economiche e anche a livello di tempo. Se non hai una struttura o un'agenzia, come ad esempio facciamo noi per i nostri clienti, che ti supporta, farlo da solo è veramente difficile, ma ci ho provato io prima di avere l'agenzia e non ci riuscivo da marketer, quindi perché poi hai il tuo lavoro, hai i tuoi clienti da soddisfare, che tu sia un marketer, che tu sia un personal trainer, qualcosa lo faccio. Quindi sì, serve una struttura. Io penso che priorizzare sia importante, si parte step by step, sempre, ripeto, facendo le scelte con intelligenza. Alla fine della fiera i social ti devono portare un ritorno, non è una vetrina per il tuo ego, è una macchina di business. Quindi quello, sì, partire con tutte le piattaforme e fai 3 views, ma non ha senso. Scherziamo, io da fiscalista a marketer, mo mi metto a fare io concorrenza a certa gente, ma no, ti volevo dire, io ti faccio l'ultima domanda, che stiamo parlando da 30 minuti, poi tanto rimane registrata sul canale. Io, a proposito di multi social, poi lo sparo anche su YouTube, perché insomma le risorse, esatto, come dice il nostro caro Gary V, poi vanno riutilizzate e massimizzate. Un'altra domanda per metterti in difficoltà: quanto è importante un personal brand? Nel senso, partiamo dall'esempio mio, no? Cioè, io ho uno studio di fiscalità internazionale, però diciamo che sul web sono conosciuto come Luca Taglialatela, non come Tax Planning Internazionale, diciamo, del nome del brand, fondamentalmente. Quando è il caso di spingere su un personal brand e quando invece è il caso di creare un brand, chiamiamolo aziendale, lasciami passare il termine. Allora, guarda, questa è un'altra bella domanda, è difficile. Ti rispondo alla prima: quando creare un personal brand, io in maniera molto onesta ti dico, nel momento in cui sai di essere il migliore, o se non il migliore, tra i più bravi della tua nicchia. Perché una volta che crei un personal brand e fai delle cavolate, per essere polite, è difficile recuperare. Quindi io stesso, no, ho deciso di partire prima con Instagram, con il mio personal brand, quando mi resi conto di essere bravo e di portare i risultati. Puoi partire documentando il tuo percorso, quello sì, che è quello che faccio tuttora io a livello imprenditoriale, no? Documento il mio percorso, ti faccio vedere quello che succede in ogni club, praticamente, senza filtri, però il vero personal brand, secondo me, lo crei quando sei sicuro che quello che offri è di qualità ed è qualcosa che non trovi altrove. Quindi quando sei bravo, se sei l'ultimo arrivato, magari aspetta di padroneggiare un po' l'arte, quello che stai vendendo, e poi creare il personal brand. Per quanto riguarda aziende e personal brand, secondo me puoi dare aspirazioni che una persona ha, nel senso che se vuoi creare una vera e propria azienda, ha senso avere entrambe. Secondo me il personal brand ci deve essere sempre o quasi, cioè noi siamo fan, noi abbiamo anche aziende, no? E ai nostri clienti diciamo sempre ci serve un frontman nell'azienda, cioè una persona che ci metta la faccia. Per Amazon e Bezos, per Tesla, Elon Musk, ma anche per aziende più piccole, li posso menzionare tanti nomi, serve uno che ci metta la faccia. Quindi secondo me il brand dell'azienda va bene e ci deve essere comunque una faccia. Il personal brand è sempre utile. Ti faccio un esempio pratico: noi oggi ci occupiamo di social media, email marketing, no? E-commerce e professionisti. Quello che facciamo è questo: io costruisco il mio personal brand, domani l'email marketing non serve più, perché c'è un, non lo so, c'è un mega aggiornamento, le mail non servono più, dobbiamo ristrutturarci. Bene, io col mio personal brand ho creato credibilità prima, per cui le persone sanno che io, se anche domani mi mettessi a fare i balletti su TikTok come servizio, comprerebbero da me, perché sanno che sono una persona integra, leale, brava in quello che fa, onesta. Quindi anche qui, no, l'importanza del personal brand, cioè creare trust e autorità, che dopo qualsiasi cosa decidi di aprire, le persone si fidano. E poi per me è un asset. Corretto.
personal brand è un asset, già solo il network che, al cui ti dà accesso è impagabile. Che ti rimane per sempre, però diciamo il lato poi, sempre parlando business wise, il personal brand è che mentre il brand aziendale, quindi se io il mio consiglio chiaramente è di farli entrambi, poi chiaramente dipende dal tempo, dalle risorse eccetera eccetera, però dall'attività che fai, se sei un avvocato, forse è inutile farti un brand eccetera eccetera, dipende, però diciamo, la differenza qual è? Il termine poi di monetizzazione, perché il brand aziendale è una exit, lo vendi, il personal brand no, però vabbè, ti rimane a livello reputazionale per tutta la vita, te la metti sulla tomba, no? E comunque hai risolto qualcosa. No, però sono Sì, d'accordo con te, ti dà modo di reinventarti da un certo punto di vista e secondo me, te la metto anche a livello egoistico, ti consente anche di venderti meglio, anche come azienda, perché se hai un personal brand forte dietro un'azienda appena creata, l'azienda ha la faccia del personal brand, quindi in quel caso là ti vai a proporre già con una certa, no? Con un certo carattere. corretto. Corretto, Quindi ti corretto. aiuta anche a livello di vendita, banalmente. Entri in chiamata con una persona che sai che è il top nella sua nicchia, sai già che il costo di quella chiamata sarà più alto rispetto al signor nessuno, a parità di skills. Quindi, insomma. Corretto, corretto, corretto. Va bene, Domenico, io ti ringrazio. Abbiamo chiacchierato, diciamo, una mezz'ora che secondo me è un tempo sufficientemente abbondante per poi lasciare anche la registrazione, se no diventa infruibile. Ieri con Veronica, che saluto, abbiamo superato l'ora, ma è che Veronica può parlare tipo per sempre senza sosta, lo riconosco. Però io intanto ti ringrazio della partecipazione, di questa, diciamo, chiacchierata che mi hai voluto concedere, è un piacere enorme. Ci sentiamo noi per i fatti nostri, diciamo, sugli aspetti commerciali nostri e per le evoluzioni che faremo sui nostri canali. Hai citato TikTok, cercheremo di sbarcare in maniera importante anche lì, vediamo un po' che cosa succede. Sempre bene sperimentare, questo sempre, sempre importante. Cioè avete due risorse comunque sperimentate perché non sapete mai che cosa ne può derivare. Io ringrazio Domenico, ringrazio la tua saggezza, che nonostante i 25 anni e tutte le cose straordinarie, tra l'altro stimo molto 50 Cent, quindi insomma siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Vi salutiamo, questa Ah, che bello. registrazione rimane sul canale Instagram, ma rimane anche sul canale YouTube e noi ci riaggiorniamo. Domenico, grazie Sì, mille, un Luca, è stato un abbraccio. piacere. Grazie a te per avermi Tutto. ospitato. A presto.